Donna ti invita per il tè, ma poi ti coglie di sorpresa, dandoti una pistola e dicendoti che devi uccidere qualcuno. Le chiedo un mitragliatore a canne rotanti. Per fare un lavoro, per favore, rispondi sempre. Ormai appena fatto. Ti prego. Minecraft, mother's made, always no time to masturbate. Looking for a diamond, my deeper, deeper, suddenly I come and got to buy a creeper. Ok, bene gente, eccoci qua ad una nuova puntata di Fallout 4. Oggi eravamo qui insieme alla nostra amica Kate, che in molti mi hanno chiesto dove l'ho trovata. L'ho trovata alla Combat Zone, dove ci sono tutti i predatori, e diventa vostro alleato. E niente, cosa ho intenzione di fare in questa serie? Perché non sarà proprio una serie let's play, ovviamente, dove dico ehi, facciamo questo, quest'altro. Cioè facciamo la storia principale. No, assolutamente, se siete qui per vedere la storia principale avete sbagliato persona, perché sapete che non ne sono in grado. Ma sono qui per farvi, come al solito, un montaggio di tutte le parti più divertenti. Di conseguenza dovrò registrare 8 ore di video e poi farlo diventare 5 minuti. Tutto questo per voi. Partiamo da qua e sbuchiamo da qualche altra parte, dai. L'unica cosa, non voglio trovare cazzo di Deathclaw, perché ancora non ne sono adatto a farli fuori e non ho abbastanza armi per farli fuori. Cosa? Cosa? Che cazzo di schifo! Che schifo, portamelo via, portamelo via, portamelo via. Cane d'assalto? Ma mi stavo drogando! Dov'è quell'infa? Vedi in testa, così. Cos'era? Cos'era quella mossa che ha fatto brutto? Perché si droga il mio amino? Invece di sparare si droga il mio amino, interessante. Io comunque ho un desiderio abbastanza grande, però ve ne parlerò con una bellissima... Kate, dove vai? Che ve ne voglio parlare con una bella canzoncina di sottofondo abbastanza esilarante. Allora, c'è un'arma che si chiama Junk Jet, che sarebbe questa, no? Ok? Questa qui, che da vedere sembra un grande puttanaio, e lo capisco, ok? Vero Kate? È un puttanaio, oddio, è un puttanaio. No, voi dovete capire che questo Junk Jet è una cosa bellissima, e vi posso capire il perché. Perché voi prendete le prime cose che vi capitano in giro, no? E le potete sparare, che ne so, trovate... Dimmi che non mi hanno visto. Ok, ripartiamo con la canzone felice. Voi potete prendere un orsacchiotto di pezza e spararlo in faccia a un predone e fargli esplodere la testa. Quello sarà il mio obiettivo di questo episodio. Attenzione, dovresti colpire qualcosa di cui ti pentiresti. Cosa? No, non ho ben capito. Non ho ben capito cosa hai detto. Ti devo tirare via la Jangles, la scimmia urlante? Ho capito. Mettiti. Posso riprendere Jangles, la scimmia lunare? No, urlante, la scimmia lunare. Mettiti. È stata la scena più esilarante della mia vita. Sono un attimino più brutti dei nostri cani, però vabbè. Nel culo, così, di ignoranza. Quando si dice avere culo, è questo. Signore, signore, me ne vado, me ne vado, me ne... Con quale voce? Ma... è quello di GTA 5, Trevor. Che bella città accogliente. Ricordatemi, avevano detto tipo che non volevano guai, che era una cittadina tranquilla. Niente gente indesiderata. Infatti lo sembra, dai, un agricoltore buono che sta facendo del buon gran turco. C'è un robottino che non si sa cosa sta facendo, dei simpatici signori che parlano, oh, pure un ingegnere abbiamo qui. Sarebbe un peccato. Sarebbe un peccato se qualcuno casualmente sganciasse una mini bomba nucleare, ma sarebbe davvero un grandissimo peccato. Ok. Niente gente indesiderata. Vedo un signore brutto laggiù. Quanto mi date se lo faccio? Oh. Sono arrivato. È il momento. Lo prendo? Ok, forse l'ho preso. Oh, a te ti ho fatto fuori, vero? Ah, ma era un pescatore. Signori, non so cosa fare, dato che comunque a noi tutti piace l'horror e tutto. C'era una missione che mi avevano chiesto di fare, ovvero, a parte che non posso viaggiare per ora, ma c'era questa missione che si chiamava Indaga presso il museo della stregoneria, perché uno mi ha detto: se ti piacciono i fantasmi, vai lì. E a me la situazione un attimino interessa, perché sai, magari ci esce anche qualcosa di horror. Vai via. Altri ciclo? Signori, ma il tenente ha voluto controllare alcune tracce che ha trovato. Il soldato Martin. Tracce? Che tipo di... quello che cazzo è? Oddio, Connors! Dov'è il resto del suo corpo? Merda, ci ha trovati. Sorgente lì, prendi la cassa! Non perdere di vista quel coso! Tutti dentro al museo, presto! Maggiore, che sta succedendo? Sono molto inquietato, ma la cosa mi interessa molto. Ho paura di cosa possa essere quello che c'è dentro. Guardate, è tutto pieno di bombe. Oh Gesù Cristo. Oh Gesù Cristo di nuovo. Ah. Ah, l'hanno portato via. Ok. Kate, stai attenta. Ok. Perché? Merda! Siamo entrati in un horror. Ci sono dei rumori che non mi piacciono assolutamente. Oh, abbiamo trovato l'orsacchiotto. Kate, pensa io. Abbiamo trovato tra l'altro l'orsacchiotto, come voleva si... Mamma mia. Merda. Mi hanno fatto paura quei manichini a me. Che bello, sono tutti morti. Maggiore, cioè... Merda. C'è un po' d'ansia. Eh sì. Oh. Anche la... Perché mi danno un lanciamissili? C'è qualcosa che mi volete dire? Merda. È molto inquietante la situazione, molto. Scusate se non parlo, ma mi sta venendo davvero l'ansia. Perfetto. Probabilmente tra poco risentirete i miei urli simpaticissimi che molti di voi voleva. No! L'unica cosa, non voglio trovare cazzo di Deathclaw, perché ancora non ne sono adatto a farli fuori e non ho abbastanza armi per farli fuori. No, 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 no. Ok. Orzacchiotto. È arrivato il momento. Ragazzi, musica epica di sottofondo. Vieni qua. Guarda in faccia chi ti ucciderà. No, basta. Vaffanculo.